Ciao internet, non immaginerete mai di che cosa vi devo parlare oggi. Già, l'avete visto tutti, no? Lo spot in cui la Motta, con il suo panettone, prende selvaggiamente per i fondelli i vegani. Se non lo avete visto, è questo qui. Per il nostro panettone noi di Motta avremmo potuto usare tofu tritato. Seitan, alga essiccata. E cuocerlo per 30 secondi in microonde. E invece no! Lo abbiamo preparato seguendo la nostra ricetta, originale dal 1919. Panettone Motta, da sempre quello di sempre. Da oggi, con bacche di goji! Scherzo. Bene, io mi sono divertito veramente un sacco. Mi sono divertito un sacco perché prendere in giro i vegani è sempre uno sport meraviglioso. Vegani e grillini sono il target migliore per il trolling online, perché non tanto per le loro convinzioni, quanto per il fatto che rappresentano ambedue una categoria di persone che sono molto prone all'aggressività verbale sulla rete, e quindi vederli trollare è sempre comunque divertente. Mi sono divertito tantissimo. Oltretutto, per Motta trollare i vegani è una strategia comunque di successo, non per altro, ma perché a tutti gli effetti rappresentano il tipico consumatore che non comprerà mai il loro prodotto. Non lo comprerà perché tutti gli ingredienti che sono presenti, o buona parte degli ingredienti presenti, sono totalmente contro quella che è la filosofia vegana. Quindi un sacco di visibilità, perché non c'è dubbio che la campagna abbia avuto un sacco di visibilità, sia sui social, sia invece sui canali più tradizionali. E quindi una vittoria, un sacco di visibilità ottenuta trollando una categoria di utenti che non sarebbero comunque stati clienti, oltretutto una categoria di clienti per cui i miei clienti, i non vegani, provano un certo tipo di gusto perverso nel vedere trollati. Quindi tutto a posto. Avete visto la levata di scudi e ora mi direte: ah, è una crisi. Beh, in effetti no. No, assolutamente no. Crisi è un mondo, un universo diverso da questo. È un universo diverso perché crisi è un evento repentino, endogeno o esogeno, quindi fatto internamente o causato dall'esterno, spesso imprevisto, che può avere un impatto talmente elevato da pregiudicare l'esistenza stessa di un brand. E sorry, no, non credo che la Motta morirà a causa di questo spot. Ma quindi di che cosa vi devo parlare? Vi devo parlare, secondo me, di tre grandi errori reputazionali all'interno della campagna che avete visto. Il primo, il tipo di comunicazione. Si dice, come avete sentito, si parla di tofu, si parla di seitan. Sono due prodotti che non hanno nulla a che spartire con le alternative vegane ai dolci. Infatti, probabilmente avrebbero dovuto usare olio di semi di girasole, l'emulsionante normale al posto del latte, o un altro tipo di latte, latte di soia, latte di riso. Il fatto di usare dei termini divertenti che sono sulla bocca di tutti, quindi il classico termine che tu senti dire a un vegano, invece che termini però corretti, pregiudica l'immagine di competenza che ha il tuo brand su un determinato tipo di settore, in questo caso sul settore dolciario. Il fatto di aver usato quei termini significa che tu, nella mente di chi ti ascolta, non hai la più pallida idea di come funziona il mondo dolciario. E questo, se sei un'industria dolciaria, è male, molto male. Il secondo problema è un problema reputazionale per quanto riguarda la verità di quello che dici. Infatti, racconti come il tuo prodotto sia rimasto totalmente invariato dal 1900 e poco. E li menti. Menti a tutti gli effetti. Menti perché dubito fortemente che all'inizio del 1900 il tuo panettone contenesse sciroppo di glucosio e fruttosio, che contenesse mono e digliceridi degli acidi grassi, e che il latte che veniva utilizzato fosse scremato e in polvere. Hai mentito sui tuoi ingredienti e ti ha lasciato aperta
una possibilità, quella di attaccarti su qualcosa che hai detto e su cui avresti dovuto cautelarti, attaccarti nel merito e quindi con degli argomenti abbastanza forti, oltre al fatto che ti sei aperto in questo modo, attaccando così a faccia aperta delle azioni di quasi guerriglia, tant'è che c'è anche una pagina che vuol fare un bombing telefonico e mail sugli indirizzi della Motta, e se non capisco perché vuoi a tutti i costi darti un disservizio, dice, di customer care in un periodo così intenso già dal punto di vista delle vendite. E tre, è inutile che ci guardiamo in faccia. Il mondo volge sempre di più verso il vegetarianesimo e il veganesimo. I vegani sono una nicchia che diventa sempre più interessante e la rete è come un elefante. La rete non dimentica. E la rete non dimenticherà anche questo tuo forte perculaggio nei confronti di futuri tuoi utenti. Perché che tu lo voglia o no, la dimensione del mercato farà in modo che mano a mano tu ti debba rivolgere a quei vegani che hai così selvaggiamente perculato. E la rete non dimentica. La rete non dimentica i fail, la rete non dimentica queste cose, la rete non dimentica tutte queste piccole cacciare che hanno sì una memoria nella collettività di 5 giorni, ma che come tutti i, e uso una definizione di Piero Tagliapietra meravigliosa, i ruttini del web, come questo, continuerà a ritornare per i prossimi N anni. E quindi trollare i vegani è sempre divertente e quindi per me è un win. Ma questi tre fattori sono fattori fondamentali da tenere presente nel valutare a 360 gradi questa strategia. Grazie ancora anche questa volta per essermi stati a sentire e come sempre, estate parati. Ciao, sono Matteo e 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, pubblico un video per aggiornarti sui nuovi temi di tecnologia, di comunicazione digitale e di reputazione digitale. Se non vuoi perderti i miei video, puoi iscriverti alla pagina Facebook e al canale YouTube, che ti notificherà ogni volta che un nuovo video viene pubblicato. Per il resto, qui sotto trovi altri video che puoi andare a vedere e estate parati.